grazie. Grazie, sì, ve l'avevo detto, ci ha parlato di una cosa, come dire, complicata in modo semplice, chiaro, esaustivo, insomma. Adesso vediamo se arrivano appunto delle domande. Vi ricordo il codice Menti, quindi www.menti.com, e il codice per porre delle domande oggi all'avvocato Aliprandi 3631 1596. E che dire, direi che due le abbiamo già. Sono rimasta molto colpita perché io ricordo le prime discussioni su questa direttiva nel 2016, quando c'era ancora Giulia Reda, parlamentare europea per i Verdi, per il gruppo dei Verdi, e ricordo che anche in sede di Parlamento europeo c'era stato un enorme dibattito su questo problema del text data mining. Perché appunto chi lavora in biblioteca sa che poi ci sono i contratti con gli editori. Quello che diciamo pure. Se, esatto. Cioè, se loro semplicemente basta che aggiungano una riga e dicano non si può più fare, e allora abbiamo scherzato. Abbiamo scherzato. Comunque. C'è la domanda sul non commercial, Simone. Questa, se no, te l'avrei fatta io. C'è sempre molta confusione, io davvero non... Esatto, guarda, per me è stata illuminante la tua spiegazione, quindi... Allora, il non commercial va visto... Allora, purtroppo c'è confusione sul... Cioè, non commercial va visto dall'ottica del titolare dei diritti, cioè il titolare dei diritti si riserva gli utilizzi commerciali. Quindi una non commercial ovviamente dà meno libertà agli utilizzatori, perché tutti gli utilizzi commerciali sono riservati al titolare dei diritti e tutte le volte che io devo fare un utilizzo commerciale devo chiedere il permesso. La dichiarazione di cioè quindi la risposta è: perché non è in linea con l'open access? Perché lo dice la dichiarazione di Berlino. La dichiarazione di Berlino dice che deve essere questa autorizzazione deve essere libera per qualsiasi utilizzo, per qualsiasi scopo. Anche a scopi commerciali. Scusa, posso riprendere le slide? È possibile tornare? O deve farlo la regia? Non so, in questo momento... Ok, vado indietro alla mia slide. È talmente chiaro. Eccola. Perfetto. L'autore e il detentore dei diritti devono garantire a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile e universale, e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente, a produrre e distribuire lavori da esso derivati, mantenendo comunque attribuzione della paternità intellettuale originaria. Ok, se il titolare di diritti si mantiene il non commercial, vuol dire che sta già facendo una distinzione tra quelli che pagano e quelli che non pagano, no? Cioè quelli che vogliono fare attività commerciale devono chiedere a lui, e ovviamente a lui vuol dire che glielo pagano questo diritto, no? Cioè questo è il senso. E quindi l'open access non fa distinzione, cioè vedi che qua non deve garantire a tutti gli utilizzatori il diritto d'accesso gratuito, irrevocabile ed universale. Ma anche perché io ricordo che tu avevi fatto un altro esempio, ovvero quando tu metti la tua opera, io facevo l'esempio delle mie foto, sai che sono su Flickr, quindi io nelle mie foto, prima di conoscere Simone Aliprandi, mettevo la licenza non commerciale, perché il mio, come dire... Il mio pensiero da autrice era: se non le vendo io, non capisco perché se le deve vendere qualcun altro. Ma poi, riflettendo con Simone, dicevamo, cioè, le mie foto su Flickr sono comunque disponibili gratuitamente. Esatto. Quindi non è la foto in sé che viene rivenduta, perché se qualcuno riesce a vendere una cosa che è disponibile gratuitamente, chapeau. Esatto, quindi forse la spiegazione non è tanto su un piano giuridico, è su un piano economico. Cioè, allora, in realtà con gli open data si fa, cioè, allora, uno degli argomenti che spesso sollevano le pubbliche amministrazioni che non sono molto propense all'open data è: ma se qualcuno poi guadagna con i miei dati? Ed è una cosa abbastanza folle come argomentazione, come forma mentis, perché uno, l'amministratore pubblico non è padrone di quei dati, ma è semplicemente colui che ha il compito di gestirli, ma i dati sono della comunità, sono dei cittadini. E poi se qualcuno è così bravo da prendere i dati degli orari degli autobus del comune di Bologna e farne un'applicazione e guadagnarci, quando i dati del Comune di Bologna comunque la gente li può andare a prendere liberamente dal sito del Comune di Bologna, vuol dire che è stato bravo, che è riuscito a trovare valore, a creare valore su qualcosa che è invece di tutti ed è rimane, cioè non viene tolto nulla agli altri, perché rimane comunque una fonte open.
E quindi sta cosa del non commercial davvero è una barriera che non capisco. Allora, se fossero gli editori a farmi questa domanda la capisco, cioè l'editore dice ma caspita io investo, voglio rimanere almeno, voglio avere la possibilità almeno di mantenermi quella cosa sugli usi commerciali. Ma la domanda che mi faccio è, oggettivamente chi pagherebbe, chi è che andrebbe a farsi dare una licenza commerciale quando comunque poi in rete si continuerà a trovare l'opera in versione open? Quindi non lo so, infatti, spero di aver spiegato. Allora, hai spiegato, guarda, ci sono un sacco di commenti, di complimenti. Grazie per la presentazione, grazie per la splendida presentazione. Quindi vedi che, come vi dicevo. E anche Alessandro Sarretta diceva, applausi a scena aperta sulla ultima puntualizzazione di cos'è l'open access e cosa non lo è. Ottimo Simone, quindi vedi che, allora, come dire, non hai tradito le premesse. Avviso l'articolo 70? Ecco, questa dell'articolo, a suo avviso l'articolo 70 bis della legge sul diritto d'autore, sì, è applicabile in assenza? Sì, follia, cioè, non so, io ho dei colleghi che dicono ah no, non c'è il decreto, allora non si può applicare. No, io non sono convinto. È quella norma, non l'abbiamo vista qua nel dettaglio, però è quella norma delle opere degradate, bassa risoluzione degradate. In quel comma c'è scritto che i limiti di questo caso di libero utilizzo verranno poi dettagliati in un decreto attuativo ministeriale. Questo decreto non è mai arrivato, nonostante la norma risalga al 2007. Sono 15 anni secchi, anzi quasi 16 adesso, che hanno, come dire, i vari governi che si sono succeduti, i vari ministri della cultura che avevano competenza di fare questo decreto si sono scambiati la sedia e nessuno ci ha mai pensato di farlo. Vuol dire che non lo vogliono fare, mi sembra di capire. Allora cosa facciamo? Noi abbiamo una norma primaria che è lì approvata da 15 anni e non la usiamo, non la utilizziamo di fronte a un giudice perché manca il decreto attuativo, che è una norma secondaria, gerarchicamente. Io la userei e difenderei un mio cliente basandomi sulla norma, anche se è scritta in modo criptico e anche se c'è scritto che ci sarà un decreto. Il decreto non c'è, ma non è colpa mia se non l'hanno fatto, quindi io la utilizzerei. Cioè, guarda, anche un altro commento molto pratico, cioè il fatto che spesso sono gli editori a decidere che la licenza da associare all'opera open access è la CC BY NCND. Ma va. Questo è però, lo so, però è come al solito è una... Tu dicevi molto bene, non credete agli editori quando vi dicono questa cosa è open access, perché se poi andate a vedere la licenza, di fatto non lo è. Beh, allora, diciamo ho visto editori dire che una cosa era open access ed era un PDF non diciamo scansionato, a bassa risoluzione, messo sul loro sito e potevi accedervi dopo esserti registrato e non c'era nessuna licenza. Quella roba lì non è open access, cioè piantiamola. Cioè, sì, nel senso, è una cioè, le parole sono importanti, soprattutto per noi giuristi. E comunque questo, se ci fosse, scusami, tu segui questa cosa da più anni di me, se ci fosse ancora dibattito aperto su cosa si intende open access, potrei dire, sai, bisogna, la comunità scientifica si deve ancora confrontare. Ma quanti anni è che abbiamo la dichiarazione di Berlino e che siamo tutti d'accordo che quella è la definizione di open access? Saranno 15-20 anni? Basta. Cioè, ma guarda, io vorrei dire anche che questa tua spiegazione di oggi, visto che ci sono molti ricercatori, ricordiamoci che stiamo parlando di diritto d'autore, quindi il diritto è il vostro. Io credo che dopo questa presentazione siate tutti più consapevoli del fatto che quando un editore vi dice facciamo open access con la CC BY NCND, voi adesso avete la consapevolezza per ribattere e dire no, mi spiace, quello non è open access, io vorrei una licenza CC BY. Quindi adesso avete in qualche modo le armi per dire non sono d'accordo, cioè mi rendo conto che mi stai prendendo in giro perché quello non è open access. Adesso vedo questa domanda, cioè, ma non è che un NC mi garantisce come autore da editori predatori? No. Ma allora, non lo so, risposta non lo so. Il problema è che se tu metti un NC non sei coerente con la dichiarazione di Berlino. Poi, allora, va bene, cioè uno può dire, io non faccio open access, io pubblico articoli NC, chiamiamolo in un altro modo, non so, facciamo una petizione, troviamo un altro nome. Cioè, esatto, quella roba lì c'è già. Cioè, guarda, è un po', scusami, posso fare l'esempio, no? Cioè, è un po' come l'applicazione, la differenza tra le applicazioni che io posso scaricare gratuitamente per il cellulare e il software open source. Software open source è open source perché mi danno il codice, e c'è una licenza che mi garantisce l'accesso al codice.
Detto questo, ci sono una marea di applicazioni che posso scaricare gratuitamente, liberamente. Non sono la stessa cosa, non è la stessa cosa. Qua adesso ho forzato un po' gli esempi, però è per far capire che sono sfumature. È quello che dicevamo prima, cioè perché io devo mettere un qualcosa di non commerciale se voglio diffondere, cioè ripeto, io comunque quell'articolo è open, quindi comunque quell'articolo può essere scaricato gratuitamente. Se c'è qualcuno che riesce a venderlo, chapeau. Non ha proprio senso. Non ha cioè, proprio vedo senso. Che c'è una domanda quella sul le caratteristiche della CC0, forse anche che non abbiamo. Sì, no, e c'era anche questa che mi interessava sulla possibilità, questa, la messa in discussione della possibilità per le biblioteche di prestare le opere senza dover pagare il copyright. Sai che non capisco bene a cosa si riferisca. Mi è un po' oscura questa. Perché che qualche tempo magari fa la persona è stata che messa in discussione la possibilità per le biblioteche di prestare le opere senza dover. No, allora, se questo anche lì non l'abbiamo vista questa norma nel dettaglio. Cioè, allora, per fare una presentazione sulle cose che abbiamo detto oggi, fatta bene, ci vogliono circa 2 ore e mezza, 3. Trovate un sacco di miei corsi online, vi rimando al mio canale YouTube, quindi li trovate, però sì, serve ovviamente più tempo perché i temi sono tecnici. Ad ogni modo, l'articolo 69 è l'articolo che esenta le biblioteche pubbliche, le biblioteche pubbliche accessibili al pubblico, dei musei pubblici e degli istituti scolastici pubblici, a versare un diritto per il prestito, perché in realtà il prestito è un diritto, è un diritto riservato, cioè l'articolo 18 bis della legge sul diritto d'autore prevede che il noleggio e il prestito siano sottoposti all'autorizzazione titolare dei diritti. È quel diritto che ha sorretto il mercato delle videoteche, delle videoteche degli anni 90, no? Cioè, adesso non esiste quasi più, il noleggio è diventato, si fa fatica a distinguerlo dallo streaming perché si sempre attraverso delle piattaforme, però il noleggio era quella roba lì. Io entravo in una videoteca, mi prendevo il DVD, me lo portavo a casa per 2 giorni e lo riportavo. In teoria tutta quell'attività lì in cui si presta, si dà noleggio è sottoposta all'autorizzazione. Le biblioteche non devono farlo e non devono pagare i compensi. E questo lo dice l'articolo 69, solo se sono biblioteche pubbliche aperte al pubblico, vabbè, con i requisiti dell'articolo 69, andate a leggerlo, però non ho capito bene la domanda. C'era quella sul CC0, secondo me interessante. Sì, perché c'è anche un commento che viene da YouTube, se vuoi te lo leggo. Fai la CC0 e poi... No, allora, CC0, quali sono le caratteristiche? Semplicemente, allora, la CC0 non è tecnicamente una licenza, perché una licenza prevede che ci sia un titolare dei diritti che assume il ruolo di licenziante e un utilizzatore che assume il ruolo di licenziatario. No? Licenziante è colui che dà in licenza all'opera, licenziatario è colui che riceve in licenza l'opera. Nel caso del CC0 è diverso, perché CC0 l'autore sta dichiarando che non vuole più esercitare il diritto d'autore. È una cosa diversa, cioè è più radicale come scelta. È come, passatemi la battuta, è come se io dichiarassi di essere morto da più di 70 anni. No? Cioè, se io volessi rilasciare in CC0 queste mie slide, è come se io mettessi in fondo una dichiarazione con scritto: cari signori, utilizzate queste mie slide come se io fossi morto da più di 70 anni. Ecco, questo come se io fossi morto viene ricreato in modo legalese, un po' più giuridichese, un po' più tecnico, con una dichiarazione che ha scritto Creative Commons, che viene chiamato Public Domain Waiver, cioè atto di rinuncia in pubblico dominio, perché in effetti è una rinuncia al diritto d'autore. Capite? È una scelta molto più forte rispetto al dire licenzio la mia opera, anche se la licenzio in modo molto aperto, ma se sono licenziante sono ancora, ho ancora il coltello io dalla parte del manico, potremmo dire, ho ancora io il controllo dei diritti. Se rinuncio è una rinuncia definitiva e quindi più difficile tornare indietro. Per questo che dico che va utilizzata in particolare sui dati delle pubbliche amministrazioni. Non me la vengono a raccontare, no? che non so, il comune di Torino, appunto, che deve fare mettere fuori gli orari degli autobus, vuole avere una NC, una licenza attribution NC, ma perché non ha molto senso, perché quegli orari lì li deve comunque mettere fuori, cioè ha un obbligo di legge di metterli fuori. Quindi in tutti quei casi in cui i dati sono prodotti da enti pubblici, sono già finanziati dai soldi pubblici e devono essere messi fuori obbligatoriamente perché è la legge che lo dice, mettiamola con sta storia del copyright, devono essere lasciati in CC0. Sui dati della ricerca poi faremo un altro vabbè pensare. Quello lì è diverso, ne parliamo. No, volevo leggerti questa che è arrivata su YouTube,
Appunto, se per caso gli editori, quindi non mi è chiara una cosa, se gli editori inseriscano la dicitura ogni diritto riservato, avendo già sottoscritto un contratto per l'open access, che mi sfugge, si può continuare ad usufruire del text e data mining. Credo che sia quella contraddizione di cui parlavi. Sì, allora, la contraddizione c'è ed è troppo nuova per capire come si evolve. Bisogna vedere proprio in questi prossimi anni, in questi prossimi mesi, quando verranno aggiornati i termini d'uso delle varie piattaforme, dei vari abbonamenti, se cominceranno a infilarci dentro qualcosa, per disinnescare un po' il text and data mining. Però c'è anche quell'altro comma che dice sono nulle le previsioni contrattuali, cioè quindi è nella contraddizione c'è un'altra contraddizione, c'è anche la norma scritta, cioè perché dice sono nulle le pattuizioni contrattuali che sono, you know, contrarie a questa disciplina, però ecco, la domanda qua non l'ho molto capita bene come... Se magari si può specificare. Poi io ne avevo vista anche un'altra: è possibile condividere fotocopie o PDF di testi protetti da copyright in vista di un seminario di ricerca al quale partecipa un gruppo di docenti e di ricercatori? Sì, lo si può fare ai sensi dell'articolo 68, c'è scritto, l'articolo 68 ha tre commi, scusate, no, non tre commi, ha tanti commi, ma quelli che parlano delle fotocopie sono i primi tre, diciamo. La fotocopia che fa l'ente, cioè un ente come una biblioteca o una scuola ad esempio, quindi un ente di ricerca, è quella nel comma 2 e vabbè, la norma dice che può essere la fotocopia può essere fatta per scopi interni, vabbè, cioè dovete rispettare i parametri che indica lì dentro, quindi se viene fatta senza scopo di lucro, per i propri fini interni e senza un vantaggio economico diretto o indiretto, se adesso sto andando a memoria quindi non vorrei dire delle castronerie, però bisogna evitare che la diffusione di queste fotocopie sia una cosa sistematica e che va in concorrenza diretta con l'acquisto delle opere, cioè se io faccio la presentazione del nuovo libro di Baricco e chiamo Baricco ospite e poi sulle sedie di tutte le persone faccio trovare il libro fotocopiato interamente perché sono una biblioteca, ecco, questo no, perché Baricco e Feltrinelli se la pigliano male, no, perché sto chiaramente evitando che la gente compri il libro. Se io biblioteca organizzo un evento di formazione per i miei 10-12 dipendenti e devo acquisire una dispensa che non si trova facilmente, quindi dico faccio le fotocopie per uso interno, ecco, quello lì sì, se no torniamo alla norma, quella invece che è rivolta a tutto il pubblico, che è quella del 15%, e quella è la fotocopia fatta invece dal privato cittadino per uso personale però e senza scopo di lucro, che è nei limiti del 15% del volume ed è il comma 3 dell'articolo 68. E già qui nella domanda c'era scritto fotocopia o PDF? Io già sul PDF, il PDF viene messo online, no? Il PDF è una bestia che può essere simile alla fotocopia, allora, lì è più il tema di quello che viene chiamato document delivery. Allora, il document delivery può rientrare in quei casi che vengono chiamati sistema analogo della fotocopia, il comma 3 sempre dell'articolo 68, e quindi siamo nel limite del 15%, cioè questo document delivery deve essere fatto secondo, diciamo, il modello della fotocopia, cioè io sono nella biblioteca dell'Università di Trieste, scansiono un libro al 15% e lo mando alla biblioteca dell'Università di Torino, la quale però di là stampa il foglio e dà lo stampato al ricercatore. Fatto in questi modi è come se ricreasse l'effetto della fotocopiatrice, con la differenza che la fotocopiatrice è a distanza, ha un cavo lungo 500 km, no? Cioè ha una parte a Trieste e la seconda parte, quella che sputa fuori il foglio, ce l'ha a Torino. Ecco, se io ricreo questa situazione, allora posso farlo e rimanendo nel 15%, perché è un sistema analogo a quello della fotografia, però poi devo distruggere il file di là e devo evitare di dare... Sì, ma sai che esiste questo sistema che si chiama NILDE, certo, sì, sì, sì. Questo software che è fatto apposta, certo, proprio perché distrugge, quindi, poi esatto, il quindi file. Quello, vedi, quello è un modo per... Avevo visto qualcosa sotto che poteva essere interessante, articolo 74, però non riesco a scorrere a scorrere più sotto per vedere queste, era di qui a sinistra. No, ecco, vedo un CC0 uguale copyleft, no, sbagliatissimo.
Allora, intanto anche questo è un pubblico dominio. Mettere una licenza CC BY SA e avere poi l'indicazione copyright gli autori, copyright l'editore per la presente edizione. Scusami, non sai che non ho capito dove stai leggendo adesso. È un controsenso mettere una licenza 4.0. Ma allora, ogni tanto leggo commenti scandalizzati di persone che trovano nel frontespizio di un libro la dicitura copyright, che ne so, no, copyright le edizioni, così citiamo un nostro amico, copyright le edizioni e poi sotto la licenza Creative Commons e dicono, ah ma sta cosa è in contraddizione, in realtà non è in contraddizione, perché comunque le Creative Commons sono una forma di espressione del copyright, potremmo dire, una forma di manifestazione del copyright. Quindi con la dicitura copyright 2022 le edizioni ci sta solamente dicendo che l'editore le edizioni è il titolare del copyright di quell'opera che è stata pubblicata nel 2022, ma poi che questo copyright è regolamentato, disciplinato secondo la licenza CC BY SA 4.0. Quindi le due cose non sono in controsenso, se ho capito la domanda. Sì, sì, esattamente quello. Guarda, sono le 15:29, quindi abbiamo tempo ancora per una sola domanda velocissima. Cioè, vediamo 3-4 minuti mi posso fermare, non è un problema. Cioè... Però poi abbiamo proprio i tempi dello streaming, quindi... no, sui dati della ricerca, vi ripeto, lo faremo la prossima volta. Allora, perché gli editori non consentono il document delivery in PDF? Non è che sono loro, è la legge che non lo consente. È la legge, sì. La legge è scritta così, no? E ovviamente gli editori cercano di sfruttare la legge il più possibile a loro vantaggio. Poi sì, c'era anche questo discorso del quando si vedono riviste nella Director Open Access Journal con CC BY NC non dovrebbero essere lì. Lasciamo in teoria, guarda, no. Mi son già preso le mie da quel, cioè avevo provato a sostenere con i responsabili del sito. Ecco che c'è Walt Disney, guarda questo. Allora, scusa, finisci Do-AJ. No, Do-AJ, poverini, cioè nel senso, fanno un lavoro mega galattico, bravissimi. Ho notato che una volta si sono offesi perché ho fatto notare questa cosa delle licenze. Basterebbe mettere un asterisco da qualche parte, cioè far notare che le licenze davvero open access, cioè le opere davvero open access sono quelle che hanno la CC BY o la CC BY SA. Tutte le altre, non dico che dovrebbero togliere dal sito, però almeno fate in modo di distinguere, se no la gente già vedete che casca in questi equivoci. Se poi il principale sito di riferimento è poco chiaro, è un peccato, no? Basterebbe distinguere con un colore diverso, con un asterisco, quelle che sono davvero... Uno verde e uno rosso. Esatto, brava. Una verde o giallo, rosso, o giallo e verde, cioè non ci vuole tanto, vabbè. No, questa è l'ultimissima domanda. Se un ente importante Walt Disney non risponde a una richiesta di utilizzo di una sua immagine da pubblicare in un articolo scientifico, è corretto che l'immagine non può essere utilizzata? Sì, purtroppo sì. Purtroppo, se noi siamo sicuri che quest'opera, questa immagine è ancora sotto diritti e quindi ho chiesto al titolare dei diritti l'autorizzazione, lui non mi risponde, la non risposta non vale come autorizzazione assolutamente, però magari posso sfruttare un caso di libero utilizzo. Cioè, posso cercare di entrare nelle pieghe che vi ho illustrato in questa presentazione. A volte si riesce. Ecco, va bene. Allora io, guarda, ti rinnovo i complimenti perché c'erano, hai visto che tantissimi commenti, eccellente presentazione, grazie, chiarissimo e tutto quanto, quindi ti rinnovo i complimenti. Grazie. E avete tutti i riferimenti, ci sono tantissime lezioni, proprio perché Simone, come dire, fa quello che predica, quindi poi tutti i suoi corsi sono disponibili online. Sui suoi siti ci sono tutti gli articoli, gli approfondimenti, le slide, tutto quello che volete, e penso che poi in settembre faremo un Open Science Café dedicato agli aspetti legali invece dei dati della ricerca, perché lì è un pochino diverso e quindi bisogna fare un pochino attenzione. Quindi grazie ancora, e quindi grazie a Simone Alifani, grazie per la chiarezza. Grazie per le risposte alle domande, grazie a tutti quelli che hanno seguito e ci vediamo a marzo. Abbiamo visto, mi pare, il 9 marzo, comunque parleremo di Citizen Science con Alessia Smagnotto. Grazie ancora e alla prossima volta.